Salve amici di YouTube, la levigatrice Parkside ha proprio una gran fame di essere utilizzata e quindi mi tocca comprare ancora fasce abrasive. Vediamo un attimo quello che mi è arrivato. Stavolta ho ordinato delle misure assortite in modo da poter fare tanti lavori in più del normale rispetto al normale. Solito pacchettino di Amazon. Questa volta ho pagato 9,60 euro per queste fasce, sono 5, 5,5 e sono in grammature diverse, quindi K40, K60, K80, 120 e 180. La confezione viene in una maniera un pochino infelice, ma non sono nemmeno divise per tipologia, per grano. Però ciò che conta è poterle utilizzare al meglio. Quindi apriamo e vediamo un attimo cosa troviamo. Come dicevo, le ho pagate 9,60 euro per 10 unità, quindi 96 centesimi ogni unità. Vediamo come sono. Questa suppongo sia la 40, praticamente pura pietra. Fanno un po' di cattivo odore, devo dire. Sì. Ok, e questa è la 180, l'ultra fina, diciamo. Ecco, proviamo a vedere com'è la sostituzione. Andiamo a sostituirla già che ci siamo. Questa, ok, estraiamo la vecchia e ci andiamo a mettere quella proprio stile Sassi. Perfetto, andiamo a tendere e voilà, ecco fatto, abbiamo cambiato, sostituito la nostra fascia abrasiva alla levigatrice Parkside. Bene ragazzi, e queste sono le altre 5, marca PDV, significa niente secondo me, anzi no, c'è anche il sito, stavo dicendo una delle mie solite castronerie, www.p-d. trattino w.net. Queste le comprate su Amazon, 10 unità, ripeto, 9,60 euro e 61, qualcosa del genere. Vediamo un po' come sono, come se la cavano, ma l'importante è avere un assortimento senza dover comprare chissà quante fasce, perché già comprare 5-10 fasce per ognuna inizia a essere un costo elevato per l'utilizzo che chiaramente ne faccio io. Due fasce per ogni misura ci sta. Ok? Bene ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ci vediamo nei prossimi video. Alla prossima!